Homs è stretta d'assedio. Da ormai 20 giorni l'esercito fedele a Bashar al-Assad sta attaccando la città, in particolare il quartiere di Bab Amr, roccaforte dei ribelli, per farli capitolare. Soltanto nelle ultime 24 ore le vittime sarebbero una quarantina, ma si tratta di un conteggio approssimato per difetto. Decine i feriti, tra loro anche il fotografo irlandese Paul Conroy, già portato in salvo, e la giornalista francese Edith Bouvier, collaboratrice del quotidiano francese Le Figaro. Siamo stati feriti in un attacco mercoledì mattina mentre eravamo con un gruppo di giornalisti, attacco in cui sono stati uccisi Mary Colvin e Remy Oshlik. Ho bisogno che entri in vigore al più presto possibile un cessate il fuoco. Mercoledì sera, intanto, ad Homs come a Damasco si sono svolte due manifestazioni per ricordare e rendere omaggio proprio a Mary Colvin, la giornalista statunitense del Sunday Times, e Remy Oshlik, il fotoreporter francese, che hanno perso la vita per un colpo di mortaio mentre cercavano di raccontare al mondo quanto sta avvenendo in Siria. E sugli ultimi istanti di vita dei due giornalisti arrivano le prime testimonianze. In un video amatoriale quest'uomo spiega dove erano nascoste le due vittime di questa guerra che va avanti ormai da quasi un anno.